Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacatten 17, Arezzo. Venite a trovarci. Lo so bene. Mi ricordo di Carrara and Company. Effettivamente vedere questa cosa qua con questo campo che ha ripreso vita è forse la soddisfazione più grande delle tante che abbiamo, diciamo, raggiunto. Questa è veramente, io penso che al di fuori del salvataggio del calcio Arezzo, se ti dicevano un po' di mesi fa che vedevi la prima squadra allenarsi qua. Beh, diciamo, presidente, che questo campionato è iniziato proprio nel migliore dei modi. Direi di sì. È proprio grandissimo entusiasmo, è una squadra che gioca molto bene. Molto, sembra che giocano, come ho detto già altri tuoi colleghi, da anni insieme. Invece questa è una squadra che si è conosciuta il 13-14 luglio, quindi praticamente chi c'era? Il capitano, Luciani e Foglia, mi sembra. Luciani e Foglia e basta. Il resto... Quindi una squadra totalmente nuova, con un allenatore che abbiamo aspettato, abbiamo fatto bene ad aspettare, anche se tutti, ma quando arriva l'allenatore? Tormentone dell'estate. Lei non è stato l'unico. Non è stato anche il tormentone Moscardelli. Anche un po' Flores. Però la cosa più bella, Gianni, scusa se ti interrompo, Massimo, è che, ecco, rivedere, per me l'obiettivo più bello, dopo aver salvato il calcio, queste cose, ecco, rivedere i Funghini, una squadra che si allena dell'Arezzo, penso che quella forse alla fine anche del secondo posto è la soddisfazione più grande. Te hai ricordato un momento di grande commozione, no? Perché io tutti e due, dai. Tutto quello che avevo accumulato dentro. Ma anch'io, perché io, anche se sono arrivato, diciamo, dal famoso bonifico di marzo, mi sembra 10-11 marzo. Tantissimo bonifico. Sì, perché quello lo dovetti mettere in linea, in internet, perché per me è stato proprio da sprono per raggiungere la famosa cifra. E quindi lo misi, però fu da allora sempre tensione, perché problematiche per l'iscrizione, problematiche per la classifica, problematiche di tutte le partite, che infatti adesso mi fanno ridere quando dico così, tu adesso c'hai dei mercoledì, le settimane che sei pieno, ma noi ricordiamoci le partite che abbiamo fatto l'anno scorso qua, 7-8 in 40 giorni, non mi ricordo quanto. E quindi è stato un tour de force pazzesco. Ma la cosa incredibile è come si sono tutte le cose chiuse bene, che è una cosa quasi impossibile, che bastava che non avevi risultato nel campo o bastava che non avevi risultati fuori dal campo, parlo del discorso chiaramente finanziario, e tutto saltava, cioè no che risolvevi una problematica e non esistevano altre, ne esistevano mille e mille sono state risolte. Abbiamo anche, a parere mio, oltre che noi che ci siamo impegnati in prima persona 24 ore al giorno, anche il fato, la fortuna da parte nostra, anche un po' a parere mio, perché tu potevi essere più bravo del mondo, ma se poi retrocedevi era un po' un problema, perché a te va dato, io ti ormai siamo di famiglia, fraternamente ormai, sì. Un sacco di volte, sì, sì. E quindi a te va dato il merito non solo di aver tirato fuori i soldi, sì, nel momento, diciamo, maggiormente critico, ma anche averlo fatto praticamente. Hanno un tuo collega ha detto giustamente
mi sembrava una partita a poker, veramente era una partita, una mossa di poker, però mi sentivo di farlo e la sensazione, diciamo, era quella giusta, e quindi è andato tutto benissimo. Effettivamente, a ripensarci, è stato un bello stress e un bello rischio. Oh, io ti avverto, io guido molto bene, sto particolarmente attento. Non guido mai con il telefonino incollato, anche perché ho viva voce in macchina, però se trovo sulle strisce Matteoni, Gatto e Ferretti, io tiro sotto, te lo dico subito. Matteoni, che hai detto i nomi, scusa? Matteoni, Gatto, Ferretti, forse no, non proprio da fargli prendere un po' uno spavento, perché poi l'ho incontrato anche l'altro giorno a Roma, anzi è stato molto carino Ioffredi che mi ha salutato, mi ha detto complimenti presidente, però una paura, anche ai due curatori, qualcosa senza assolutamente, penso veramente due persone, però anche loro ci hanno fatto un po' patire. Ma te che frequenti, insomma, lavori a Roma, sì, te più ricapitato di vedere o Ferretti? No, io Ferretti non l'ho mai visto, né conosciuto, mai. Gatto non so manco chi sia, dico, fortunatamente, neanche Matteoni. E quindi io di questi, io proprio a Roma, poi un po' di persone le conosco, però non l'ho mai assolutamente visti, né mai ci ho avuto nessun genere di rapporto, chiaramente. Ho visto, ho detto, il curatore, Ioffredi, come si chiamava l'altro, che è un attimo, un nome, Ioffredi, Freddy, adesso mi sfugge, quello, diciamo, un po' più veniva a vedere le partite, ha detto presidente, complimenti, state, e quindi, però in ogni caso rimaneva che tu non potevi acquistare, io ripeto sempre, a Vicenza, se il Vicenza retrocedeva a Rosso non gli ridavano indietro le somme versate, qua non succedeva, cioè se noi retrocedevamo in Serie D dovevamo pagare debiti della Lega Pro per una Serie D, ed era proprio un discorso folle, una follia, però noi eravamo in questa situazione perché avevamo le mani legate, perché ti ricordo che loro ogni due volte al giorno dicevano: io se non ci sono queste cose ridò l'esercizio provvisorio e si chiude tutto, è una frase che dicevano spesso, mi sembra. Però insomma tutte le cose sono andate al loro posto, però ecco, va detto che ovviamente te hai fatto la cosa più grande, abbiamo fatto la cosa, ma no, perché voglio, ci stavo arrivando proprio, perché diciamo te sei stato il motore di tutto, di tutto questo, però ognuno ha fatto la sua parte, perché te lo dico, per la prima volta ad Arezzo io ho vissuto due fallimenti e insomma sono proprio strafregate, cosa che non è stata stavolta, assolutamente no, va dato atto a Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, di Ermanno Pieroni mi ricorda sempre quel famoso 14-15 oddio, febbraio o marzo, prima dell'esercizio, marzo fino alle 9 di sera con Ghinelli che chiamava in comune i vari imprenditori per trovare gli ultimi soldi, perché ti ricordo che arrivammo proprio last second, non minute, e quindi Ermanno rimase molto colpito di questa cosa, perché sì, io, Ermanno ha avuto tante esperienze calcistiche, ha conosciuto tanti ambienti calcistici, ma dice un sindaco che si è speso così non l'aveva mai visto, sinceramente, quindi va assolutamente dato merito al sindaco di questa impresa, che è un po' di tutti noi, perché ognuno veramente ha la sua parte su questa salvezza dell'Arezzo di marzo 2018. E poi i tifosi. Orgoglio amaranto che non ha mollato. No, e beh, tutto parte dall'idea geniale, fammelo dire, che poi l'avvocato è Chiericoni, che adesso era l'avvocato di Orgoglio Amaranto, no? Chiaramente. Quindi con questo esercizio provvisorio, se no veramente penso che non eravamo qua io e te a parlare in questo momento. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci.
da dove parte questa voglia tua, insomma, di cosa è stata la scintilla? La scintilla è stata che io, come ben sai, avevo avvicinato delle squadre, volevo fare, diciamo, una lega professionista, nel senso che avevo avuto esperienze prima nei dilettanti, però effettivamente i soldi intanto se ne spendono chiaramente sulla Lega Pro di più, però sei, diciamo, un professionista, anche se ci sarebbe anche qua a discutere questa Lega Professionista, infatti speriamo che cambieranno un po' di cose adesso con l'avvento dei Gravina alla presidenza del PGC. Speriamo, speriamo. Adesso oggi le ultime neanche le ho viste, né le voglio sapere. Ti dicevo che quindi io sempre molto appassionato del calcio, perché io proprio ho giocato a calcio tanti anni a livello di eccellenza e promozione, e quindi sempre super appassionato chiaramente a vedere le partite, e conosco Ermanno Pieroni da una vita, perché dai tempi che lui stava a Perugia, e quindi dissi anche a lui che stavo cercando una squadra. Lui mi disse Arezzo, c'erano, però anche lui sapeva che c'erano talmente tanti problemi. Poi un giorno mi chiamò, mi disse: vengo a Roma, che ti devo parlare. Mi disse: guarda, c'è questa possibilità di questa situazione ad Arezzo, diciamo l'esercizio provvisorio, se vogliamo provarla, con tutte le difficoltà che chiaramente lui mi aveva detto. Però ecco, poi siamo tornati al discorso di prima, facemmo questa operazione molto molto ardita e andò così. E poi a me serviva anche una squadra da seguire vicino a casa, nel senso che altre realtà calcistiche erano a due ore e mezza di macchina da casa mia, e non puoi seguirla come voglio. Adesso quando voglio arrivo a Arezzo in 40 minuti, 45 da dove abito. Quindi te continui a abitare vicino a Perugia, lì dove siamo venuti quando abito, sei gentilmente invitati? No, io là abita mia sorella, io abito un altro complesso immobiliare che poi il destino ha voluto che questo complesso immobiliare fosse appartenuto alla famiglia di Ghini, del cavaliere Spartaco Ghini, che è stato presidente del Perugia Calcio. Quindi è una casa dove sono due presidenti, penso poche volte, è una cosa un po' strana questa. Io sono molto amico di Francesco Ghini, che è il figlio, lui vendette perché si è trasferito al nord e comprai tutto questo complesso nel 2011, e quindi abito là, e così, e lui era presidente del Perugia e abitava là. Bella è stata la festa in Piazza Grande. Questa Piazza Grande è stata proprio bellissima. Poi vabbè, già la location aiuta molto, diceva quello, perché sì. Sai, le squadre, io dico questo anche, io sarà che sono un po' un esteta, mi piacciono le cose belle, però sì, tu puoi trovare anche squadre in Serie B, dico, però se tu vedi delle città che non sono città, cioè per me è anche importante la città dove uno va a fare calcio, e quindi meglio di Arezzo, con la bellezza del centro storico, non c'è, a parere mio. Ci sono tante altre città belle, però. Ma te conoscevi già Arezzo? Io ci venivo spesso ad Arezzo, perché venivo spesso al mercatino una volta al mese, quindi per tanti anni ci sono, diciamo, venuto. Poi da un po' di anni non ci venivo, però facevo una passeggiata, e lasciavo la macchina guarda là sopra alla stazione, poi facevo tutto il centro, quindi la conoscevo già Arezzo. E quindi però lavori, ecco, in tanti mi dicono: ma questo presidente la cava, ma che cosa fa, sei un immobiliarista, no? Sì, io lavoro a Roma, la gestisco, come ho detto, per la milionesima volta degli immobili importanti a Roma, faccio delle operazioni immobiliari, e questo non è che sono altro, però se uno viene a Roma un po' si rende conto, però neanche devo dare tante spiegazioni, perché poi, come dico sempre, valgono i soldi investiti, e anche nomi molto più altisonanti, se mettono i soldi o li promettono, poi non li mettono, rimangono al palo, a parere mio. Noi abbiamo avuto l'esperienza con Mattioli. Sì, sempre i fondi, trick. Doveva arrivare con le ruspe, tirare giù lo stadio. Sì, no, ma poi anche i soldi, quando tu inizi a sentire fondi, investimenti, quello è il primo campanello d'allarme di chi non sa che fare, a parere mio. I fondi, arriva un fondo inglese, un fondo maltese. Tanto nel calcio le cavolate che dicono sono sempre le stesse, quindi fondo inglese, gente da fuori, e così purtroppo
Diciamo che il calcio, l'ambiente del calcio è un ambiente molto difficile. Molto, sempre più difficile. Immagino che l'impatto non sia stato semplice. Beh, io conosco molta gente nel calcio, anche se non avevo, diciamo, una società, un po' sapevo un po' com'era l'ambiente. Però ti dico che è chiaro, la problematica è che le persone, diciamo, non dico serie, sono veramente tanto poche, quindi è difficile trovarsi bene con tante persone. Purtroppo la realtà questa è il calcio, speriamo che qualcosa cambierà, però non so che dirti a questo punto di vista. Io sono arrivato ad una conclusione, insomma, che molte volte sarebbe meglio godersi la partita la domenica e staccare, no? Domenica sera, quando l'arbitro fischia, proprio staccare tutto il resto, andare a casa, a dedicarsi a altre cose, perché se cominci a entrare nel calcio, è vero che ti appassioni, però ci sono tanti risvolti che sono davvero ti deve appassionare veramente tanto, dico, perché sinceramente tra il dare e l'avere, tra le incavolature che prendi, tutte le problematiche che poi specialmente in Lega Pro esistono, tante cose che si potrebbero risolvere, tante, la cosa che poi mi fa impazzire è che guardano le piccolezze, non vanno a guardare le cose grandi. Io mi ricorderò sempre che per Pisa mi sembra che avevamo chiesto di giocare la domenica con la situazione che aveva la Lega Pro, non deficitaria di più, cioè che si sa ancora oggi chi gioca, chi non gioca, no, non si può perché non si può fare la giornata, la terza giornata, l'anticipo, la seconda, cioè, ma di che parliamo, dai? Io posso capire se fosse una Lega che va precisa, tutto è preciso, ma poi si fermano burocraticamente su delle stupidaggini e non analizzano le cose più importanti. Questa è la cosa forse più brutta, diciamo, il calcio di chi lo vive come dirigente, a parere mio. E poi è un momento particolarmente difficile, no? Per il calcio, ma passati tanti i momenti difficili. Però questo c'è questo anche una profonda crisi tecnica, sì, ma l'Italia poi sembra, è esclusa dal mondiale. Sì, poi sembra ormai, specialmente in questo ultimo periodo, questi ripescaggi, tutti contro tutti, sì, quindi è quella la cosa. Prima, bene o male, anche se le scelte potevano non essere felici, tutti erano dalla stessa barca. Adesso invece un giorno succede una cosa, l'altro giorno l'opposto, quindi non sai bene come andrà. Speriamo adesso, anche perché peggio di così non può andare, quindi tu sai che quando le cose sono proprio zero sotto zero si può solo risalire, speriamo. Guarda, io ho una crisi di rigetto nei confronti della massima serie, no? Non riesco più a seguire una. Io ieri sera c'era Lazio-Inter, non sono riuscito a accendere, mi sono dedicato a fare altre cose, poi ho visto il risultato finale. Ma cioè, il calcio a certi livelli veramente mi è venuto un po' a noia. E guardo le altre nazioni che dovrebbero sulla carta essere indietro anche dal punto di vista diciamo industriale, tecnologico, eccetera, dove ti giri hanno impianti bellissimi, hanno organizzazioni dal punto di vista calcistico che sfiorano quasi la perfezione. Io non ti dico di andare in Inghilterra, dove siamo al massimo, no? Come esempio, però in Italia veramente siamo troviamo degli impianti che fanno veramente ridere, sì, sì. È una cosa. No, ormai va andando, è tutto da ricostruire, quindi. Te sei stato tifoso o sei tifoso in Serie A di Beh, io sono della Roma, lo sanno anche quello un po' tutti, anche abbastanza. Infatti ero sull'aereo tornando da Olbia e c'era Napoli-Roma, sono proprio tornato a casa quando ha pareggiato il Napoli all'ultimo minuto. Quindi non è stata una bella. Un bel ritorno. Mi ricordo che poi a Roma, romani sono poi la Roma, insomma, c'è una bella realtà anche laziale, però mi ricordo quella battuta di Alberto Sordi, i romani sono paroma, i laziali sono quelli che ci portavano la ricotta. Se mi sento, c'è un mio amico che è tifosissimo laziale, che ogni volta che te lo ricordo si incavola. Come un matto, veramente. E va bene. E comunque questa è stata, diciamo, una
una bella esperienza che ci insegna molto, insomma, quindi che penso che possa essere anche portata come esempio. Poi guarda, io sono dell'avviso che nei momenti in cui veramente le realtà, in questo caso la realtà cittadina, si stringe intorno alla propria squadra, nei momenti veramente in cui tocchi il fondo, tanto un po' tutte le vicende della vita, sì, quello bisogna dire, non solo nel calcio. Guarda, ora ovviamente poi tocchiamo ferro, perché però nel 2003 l'Arezzo retrocesse sul campo in una maniera pazzesca, c'era presidente Mancini, e retrocesse sul calcio e praticamente si misero l'anima in pace e decisero di ricostruire la squadra, no? Quindi un momento, ti dico, di scoramento generale proprio. Se era adesso con i ricorsi. Sì, no, ma non fece neanche ricorso. No, per dire, era un altro calcio che accettava serenamente già quello, anche se erano ingiustizie, risulta, è quello che ti dicevano. Adesso sicuramente con questi ripescaggi scontentano in ogni caso qualcuno, e sì, quindi sarà sempre un... No, ma lì ci fu una vicenda, non so se ti ricordi, che la Fiorentina era stata declassata in Serie C2, no, a causa del fallimento. Vinse il campionato di C2 e poi ovviamente Della Valle cominciano a fare un po' di pressione e venne deciso di aprire la Serie B a un paio di squadre in più, e fecero in maniera tale da ripescare la Fiorentina, che doveva fare la Serie C. Sì. E allora quella decisione, ma ti dico, a 10 giorni dall'inizio del campionato, ripescò l'Arezzo di fare, perché l'Arezzo non fece niente, no? Si ritrovò con la Lega che li chiamò, non so dove dovevamo andare in trasferta, ma, e disse: vale, siete stati ripescati in C1. E l'allora presidente Mancini e Fioretti andarono da Somma, che c'era Mario, avevamo preso Mario Somma, avevamo fatto la squadra proprio per vincere il campionato di C2, e Somma gli disse, Fioretti disse: guarda, ha bisogno di qualche ritocco. Insomma, gli disse: no, dice, io questa squadra sono sicuro anche in C1. Vinse il campionato adesso. Ma non è che lo vinse. Allora, c'era una squadra che era fortissima, che sulla carta doveva ammazzare, che era Cesena, che doveva ammazzare il campionato, arrivò 10 punti dietro. Vabbè, il calcio è bello per quello, cioè sempre l'outsider, speriamo che sia la Rizzo. Favola, no? Perché sì. Appunto ti dicevo, mi ricorda proprio un momento in cui quando sei nel massimo della depressione non ti devi mai lasciare andare, perché poi non puoi altro che prendere e ripartire. Quindi io ho sensazioni positive, ma non ti dico niente. No, assolutamente. Poi sai quanto sono superstizioso. Poi mi dicono che sono malato, che è vero, però insomma cerco sempre di far sì che, di guardare il lato positivo, però io sono molto contento per questo inizio campionato, sono veramente felice. Chi non è contento non capisce di calcio, a parere mio, scusa se sono un po' diretto e franco, però questa è una squadra che sembra che gioca insieme da anni, e ti ricordo, prima abbiamo iniziato, sono rimasti solo 2 o 3 giocatori, è un gruppo che mi dice Ermanno Pieroni e Emiliano Testini, che hanno avuto sia come calciatore che come direttore tante esperienze calcistiche, un gruppo così, e lo stesso D'Alcanto, un gruppo così unito non l'hanno mai visto come giocatori. Oggi mi ha fatto piacere che un giocatore a Beretti mi ha detto che anzi, quando quelli a Beretti si avvicinano alla prima squadra danno sempre consigli, sono carini, simpatici, e anche questo non è scontato. Tutti bravi ragazzi, chi è rimasto dei vecchi, specialmente perché la società ha fatto un ulteriore sforzo allungandogli i contratti, gli danno una forza incredibile. Quindi si sta creando effettivamente in pochi mesi una situazione molto molto interessante. Ma poi lo sa qual è? Sono due le cose che veramente mi stanno entusiasmando. La prima è che questa è una squadra che gioca palla a terra, non butta via un pallone. Ma l'azione di Olbia di domenica è eccezionale. Io mi esalto, sì. È una cosa che mi piace veramente tanto.
E poi il segreto delle squadre vincenti, ci insegnano i grandi, sono le difese. Quando te c'hai una difesa forte che prende pochi gol, insomma. È tanta roba, come scrivi dico. Scrivi qualche paginetta bella, la scrivi, secondo me. Tanto vabbè, però non ti dico niente, non mi dire niente, anche perché adesso speriamo, non perché glielo auguro, ma perché giustamente a noi ci hanno fatto, no, le pulci di più, dovrebbero arrivare anche delle penalizzazioni per le squadre inadempienti, quindi diciamo che un paio di squadre dovrebbero trovarsi con un po' di punti in meno, considerando anche quanti hanno levati l'anno scorso all'Arezzo, 15 mi sembra, poi ce l'hanno ritirati due quando non c'entravano niente, infatti ero più contento se perdeva quel ricorso, perché te li danno, cioè prima di Carrara, allora se sei leale tu fai uscire prima di Carrara la sentenza, no, lunedì dopo. Se la squadra non si salvava sul campo, ma che te li davano mai. Per me anche, poi sai. Senti, allora, Giorgio Lacava privato, ecco, che quali sono le sue passioni, quali sono. Una si è capita, una parecchio, il calcio. Lavoro parecchio, a me piace il calcio, lavoro per adesso, ho una famiglia bellissima, effettivamente, per me è nata una figlia che c'ha 4 anni e mezzo, veramente una gioia, che poi sì, la madre, ti racconto questo aneddoto, quando è nata mi disse un po' di nomi e mi disse anche il nome Allegra, ho detto dagli questo che parte bene sicuro, perché uno si chiama Allegra già parte bene, bello, quindi questa è una gioia, effettivamente io ho avuto un figlio diciamo in tarda età, nel senso che ci ho avuto a 50 anni, e però è una cosa incredibile, veramente sono tanto tanto soddisfatto di mia figlia e della mia compagna. E dell'Italia cosa dell'Italia di questo momento infausto che stiamo attraversando, mamma mia. Io da cinquantenne sono molto molto scoraggiato. Sì, ormai. Se penso a mia figlia. Io faccio sempre questo esempio, che c'erano dei commercianti che 30-40 anni fa, anche in qualsiasi città d'Italia, anche con un negozietto, mi viene in mente profumeria o qualsiasi cartoleria, riuscivano a comprare la casa per loro, per i figli, la casa al mare, e c'avevano i soldi in banca. Adesso questo sarebbe, se apri il negozio fallisci dopo 10, anzi se c'è una casa la perdi. Quindi ecco, anche questo, faccio sempre questo esempio per far capire come in brutto è cambiato, perché intanto poi parte tutto dall'economia, effettivamente in economia in Italia chi ha un po' di cose, specialmente come me degli immobili, diciamo è costretto, aperte virgolette chiuse, a starci, però sinceramente hai talmente tante problematiche che sinceramente se io qua non avevo delle proprietà a livello lavorativo in Italia come tanti non ci stavo, infatti tanti miei amici imprenditori che hanno la fortuna di lavorare verso o all'estero si trovano bene qua, purtroppo sappiamo che è un momento talmente, poi hai visto adesso ci sono anche questa incognita del governo, ma non perché ci abbia qualcosa con questo governo, con tutte queste scelte loro contro l'Europa, che effettivamente l'Europa ci ha creato tanti tanti problemi, hanno anche a parere mio ragione, però sai, io penso che difficilmente passerà questa loro, diciamo, finanziaria, come lo dobbiamo chiamare, perché sennò sarebbe un precedente e poi tutti i paesi europei farebbero come vogliono, quindi una situazione molto delicata oggi, ottobre 2018, fine ottobre ormai. Te sei tra quelli che io sono proprio apolitico, te lo dico sincero. Domanda politica, ma sei tra quelli che pensano e credono che il più grande pacco che ci hanno rifilato sia l'euro. Se devi vedere tante cose sì, però purtroppo oggi è anche impensabile uscire dall'euro, no, cioè la fregatura è stata presa, perché puoi fare, ma è un il fatto che non sia uscita neanche la Grecia ti fa capire, dai. E quindi però ecco una situazione, infatti come hai detto te, per i figli, per i giovani, prospettive adesso in questo paese, bisogna essere realisti, non ci sono. Speriamo che anche qua, come rifacendoci un po'
abbiamo parlato del calcio, al fatto che quando raggiungi proprio lo zero assoluto puoi solo ripartire, e speriamo che anche per l'Italia sia così. Adesso ripensavo anche l'altra mattina, sono andato con la mia compagna a far colazione al bar, in due abbiamo speso 4 euro e quasi 50, proprio una cosa di questo genere, insomma, che siamo e neanche avevi mangiato tanto, no, ma se per lì sono paghi e sì. Questi sono i prezzi, non sì, è che sì, non è che tanto chissà no, che no, cosa no. Però dopo ripensi, no, dico, ma 8.000 lire, anche 8.000 più, lire quasi, ci mangiavi quasi 9.000 lire, sì, dico, sì. Ma se un giorno quando c'era la lira tu fossi entrato in un bar, avessi fatto colazione, ti avessero chiesto 9.000 lire, chiamavi la guardia in bar. Quindi voglio dire, siamo beh, comunque secondo me ci hanno un po' troppo ubriacato e illuso gli anni 80, secondo me sono stati la prendi anni... alla larga sì, no ma, perché sentendo parlare, io non sono un esperto di economia, sì. Ma insomma mi documento, sento quelli che insomma la studiano e ci lavorano tutti i giorni, ma sai, secondo molti esperti di economia gli errori madornali sono stati fatti negli anni 80, quando si pensavano anche i politici che si potesse vivere al di sopra di quelle che possibilità del paese Italia, famoso, ed è per questo motivo che stanno criticando questa decisione da parte del Movimento 5 Stelle di fare questa specie di assistenzialismo, insomma, ecco, il reddito di cittadinanza, insomma, per far ripartire l'economia devi dare incentivi e aiuti alle imprese, perché sennò non riparti mai. Anche perché uno con il reddito di cittadinanza come fa a far ripartire i consumi? Non è che leggevo che no, che ci puoi comprare il bracciale o il gioiello, chiaramente lo usi per la sussistenza, cioè per, poi anche là ricordiamoci sempre che siamo in Italia e quindi c'è anche il rischio che concreto che anche là riusciranno a fare qualcosa, che forse chi lo dovrà prendere lo deve prendere il reddito di cittadinanza, sapendo che qua ogni volta riescono a fare, diciamo, truffe, per non usare altre parole. Speriamo che questi soldi saranno investiti, almeno che andassero veramente a chi c'ha bisogno, almeno quello lo spero. No, speriamo, dai, cerchiamo anche da questo punto di vista di insomma, alla fine noi siamo l'Italia. Io, guarda, l'ultima volta che sono stato a Roma, che sono andato a visitare i musei vaticani, che erano una trentina d'anni che non c'entravo, sono rientrato dentro e io mi ci sono perso, non che non trovavo l'uscita, ma io dico, ragazzi, ma siamo tutte quelle opere, ma le meraviglie che siamo stati capaci noi italiani di produrre nel mondo, cioè, è una cosa che non ha uguali nella storia. Anche la storia più recente, anche dal punto di vista industriale, cioè vuol dire marchi, nella moda, marchi nel settore automobilistico, come ristorazione, cioè, vuol dire, siamo stati grandi, grandissimi protagonisti. Oggi, se ci pensi, io guardo questa città, tutte le grandi industrie piano piano hanno chiuso, ma è così ad Arezzo come purtroppo è poi Arezzo via alla fine è anche molto meglio di tante altre realtà, esatto. Sono realtà molto peggiori, Massimo, quindi allora adesso stiamo ritornando verso lo stadio, le domande finali sono il sogno nel cassetto, il sogno nel cassetto è fare una società forte. Ecco, perché nel calcio bisogna essere, il calcio condiviso è quello che amo di più. Io spero che veramente il discorso che feci sin dall'inizio quando sono arrivato ad Arezzo, ovvero che questo 20-25% fosse dato a imprenditori aretini, ma io non parlo solo di imprenditori aretini facoltosi, importanti, ma la cosa che ci vuole di più è la passione, perché in ogni caso tu puoi avere il mondo, ma se non ti appassiona una cosa posso capire che non ti può interessare, come se a me oggi mi dicono investi su una società dei occhi su ghiaccio, io sinceramente non ho passione, guarda, neanche un euro ti do, cioè,
cioè devi avere passione, ma io penso che in questo momento, con questo clima che stiamo ricreando, sinceramente, anche perché noi, ti voglio ricordare, abbiamo dopo tanti anni ad Arezzo, mi dicevano, giocatori di proprietà sì, che li stanno visionando in varie partite società di Serie A, quindi al di fuori proprio nel discorso nudo e crudo, chi entra anche adesso ad Arezzo, tutti sapete bene che le quote le gestisce l'eventuale vendita il dottor Grazzini e l'avvocato Alboni, sì, no? Sì, sì. Sinceramente potrebbe essere anche, diciamo, sembra un paradosso usare sta parola nel calcio, specialmente Lega Pro, un business, un affare, perché noi abbiamo giocatori che se minimamente esplodono ti possono valere una stagione come, diciamo, fatturato, e quindi io spero questo, perché sarebbe con le eccellenze che abbiamo sia in panchina che come, vabbè, i due direttori, e anche la bravura molto di Massimo Anselmi, che è molto bravo, si è appassionato, e questa è la cosa più bella, lui al calcio, lo vedo sempre allo stadio e questo sono felicissimo, potremmo fare una cosa unica, e dovremmo anche sfruttare, a parere mio, la crisi che esiste in altre società, perché in altre società la crisi calcistica si sente, quindi in questo momento non è come 10-15 anni fa che c'hai tanti competitor, in questo momento se fai minimamente una società seria, strutturata, tu rischi che ti puoi veramente divertire e puoi arrivare a dei traguardi che neanche, non solo 6 mesi fa, ma anche un anno fa non pensavi di raggiungere. E non nominiamo questi giocatori. No, ma io comunque, ti dico, se succede non ci tiriamo indietro, sì, nella maniera più assoluta. No, ma io ti dico, se la società è strutturata in questa maniera, ti dico veramente, considerando la situazione che c'è nel calcio italiano, tu puoi far molto bene. Questo è poi il calcio, la palla è rotonda e può succedere qualsiasi cosa. Ovviamente. Va bene, allora siamo partiti. Arrivati allo stadio, torniamo allo stadio. Dallo stadio. Mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata. Anche abbiamo fatto un giro tantissimo per Arezzo, quindi grazie. Io dico grazie a te, non solo per questo, ma per tutto ciò che hai fatto e che farai per questa gloriosa società. Grazie. Grazie. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci.